anche con grande sollecitudine, ed è vero. Il problema reale sta diventando quello del commercio e dell'artigianato che vivevano nel centro storico, perché le scuole secondo me ripartiranno, che li devi delocalizzare. Devono in questo momento non pensare più al centro storico, o almeno se non in parti limitate. Se non in parti limitate, noi abbiamo fatto... È vero che questo poi dà luogo a un macabro turismo da terremoto nei luoghi che tu riapri, è vero, ma è anche vero che deve ridare la possibilità, insomma, di una comunità di riconoscersi di nuovo nel proprio centro storico. E quindi quello è un altro aspetto importante. Quindi oggi la problematica legata al commercio e all'artigianato è una reale problematica. Grazie. E alla quale dobbiamo dare risposta, e stiamo cercando in tutti i modi di dare risposta, con le delocalizzazioni, con gli interventi sul credito e quant'altro. Certamente, insomma, un comune che già di per sé lavora con grandi difficoltà e con grandi lentezze dovute alla macchina, all'incapacità degli amministratori e tutto quello che volete, investito di una problematica così epocale, enorme, così devastante, ma nessuno, abbiate pazienza, nessuno insomma, può ignorarlo questo. Se qualcuno lo saprà fare, meglio lo farà. Ma te sei invece d'accordo con Fuxas? A me, francamente, ciò che pensa Fuxas, con tutto il rispetto, interessa relativamente, interessa quello che pensa la città, la comunità cittadina, come pensa di andare, e questo fa parte di un programma di ascolto necessariamente, ma siccome a breve, a brevissima scadenza, il Presidente della Regione diventerà il commissario delegato alla ricostruzione e su questo piano dovrà necessariamente confrontarsi, ovviamente non solo col Sindaco ma l'intera realtà cittadina, e con il conforto anche di personalità di valenza mondiale sia nel campo urbanistico che di economisti, è chiaro che questo è il discorso che dovrà essere affrontato. È in corso di realizzazione oggi, lo si renderà noto nei prossimi giorni, come è giusto che sia, ma su questo piano dovrà essere coinvolta la città, l'abbiamo detto prima. Ognuno vuole che la propria città venga ricostruita secondo quello che è il nostro modello, senza farcelo imporre. Che poi qualcuno ci aiuti a ricostruirlo nel migliore dei modi, mi sembra corretto. Quindi tutto ciò che faremo è questo, sull'economia, sulle scuole, sul fatto che tutti vogliamo che rientrino a casa i nostri concittadini, mi pare che sia assolutamente necessario. Quindi quando parliamo anche di zona franca politica, intendiamo questo. Poi le capacità di ognuno verranno dimostrate anche da quello che succederà dalle prossime settimane in poi. Grazie Matteo, grazie a tutti della partecipazione, voglio ringraziare chi ci dà la possibilità di mettere in onda queste trasmissioni, che sono le emittenti private abruzzesi, quelle almeno più sensibili. Ringrazio anche Edimo, il gruppo Edimo dell'Aquila, che paga le spese. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e un ringraziamento anche ai titolari di questo bellissimo chalet che ha riservato questa terrazza qui sul nulla, sul vuoto, perché l'Aquila, come vedete con i vostri occhi, è ancora deserta. E adesso la chiusura a Giustino Parisse. Ma no, mi dai un compito un po' troppo complesso. Io credo, adesso non vorrei sembrare in contraddizione con quello che ho detto, io spesso ho parlato, non solo io, anche il sindaco, ma anche altri, che questa città oggi ha bisogno di grande unità. E io dico grande unità, non io ho qualche perplessità su questa vicenda che gira ormai da qualche giorno, la giunta istituzionale, la salute pubblica, io ho qualche dubbio su questo. Io credo che l'unità debba essere sugli obiettivi. Poi sul metodo ci possiamo anche dividere, facciamo anche le risse, però gli obiettivi. L'obiettivo è ricostruire questa città. E finisco con una battuta sugli architetti, i grandi scienziati, che a me mi viene sempre un po' la pelle d'oca quando sento queste cose. Io credo che quando vengono qua, prima di entrare in città, ci devono dire quale parcella vogliono. Poi quando ci hanno detto la parcella, allora io so, così qualche voce mi è giunta, che alcuni di questi grandi scienziati, architetti che sono venuti qua, hanno sparato delle cifre pazzesche. Che ci ricostruiremmo villaggi e villaggi di casette con quella parcella loro. Quindi teniamoli lontani.